Alleluia, grazie pastore, pace, fratelli, sorelle, amici che ci seguite, una occasione meravigliosa di condividere insieme la parola di Dio, perché la sua parola è la sua parola è verità assoluta, infallibile ed è importante comprendere questo perché in un mondo dove tutto è precario, dove tutto è relativo, avere un punto di riferimento assoluto, come diceva anche un cantante che di recente è morto, cerca un centro di riferimento, un centro di gravità permanente che non mi faccia cambiare idea, avere qualcosa di assoluto, qualcosa di certo. Oggi l'uomo più che mai ha bisogno di un punto di riferimento assoluto e questo è la parola di Dio. La sua parola è eterna, stabile nei cieli e rappresenta per noi credenti, ma facciamo invito a tutti quelli che ci stanno ascoltando di avere un punto di riferimento infallibile. E non è un uomo, non è una religione, non è una chiesa, ma è Dio con la sua parola. E stasera vogliamo prendere un argomento molto importante che ci aiuterà. Vi voglio invitare ad ascoltare con attenzione perché Dio mi ha messo questo pensiero nel cuore e lo voglio condividere. Il titolo di questa meditazione è Gesù ha vinto la morte. Gloria a Dio. Questa è la notizia bella, questo è l'annuncio dell'Evangelo. Evangelo vuol dire buona novella e la buona novella è non solo è grazie a Dio che Gesù è morto per i nostri peccati, ma più di questo, dice l'Apostolo Paolo ai Romani, più di questo è risuscitato, gloria a Dio. E questo è importantissimo. Ma andiamo a leggere la parola di Dio. Partiamo dalla seconda epistola di Paolo a Timoteo, capitolo 1, versi 9 e 10. Le leggiamo insieme, che ci fanno capire una cosa bellissima, che Gesù ha già vinto. Questa è la bella notizia. Gesù ha già vinto il diavolo, Gesù ha già vinto la morte, Gesù ha già vinto il peccato, Gesù ha già vinto ogni difficoltà in cui noi ci possiamo trovare. Gesù già l'ha affrontata e l'ha vinta, gloria a Dio. Andiamo a leggere questo secondo Timoteo capitolo 1, i versi 9 e 10. Dice così: Egli, Dio, ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Gesù Cristo, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo. Gloria a Dio. E dinanzi a queste meravigliose verità, noi diciamo grazie Gesù di quest'opera meravigliosa che solo tu hai potuto fare. Allora, innanzitutto qui ci dici che Dio ci ha salvato. La salvezza è per grazia, mediante la fede. Chi crede in Gesù come personale Salvatore e Signore, è una persona perdonata di tutti i suoi peccati, diventa un figlio, una figlia di Dio ed entra a fare parte della famiglia meravigliosa, eterna di Dio. E quindi dice, ci ha chiamati con una santa chiamata, la più grande chiamata, che non è per opere, non è per meriti, non è perché siamo stati bravi, ma ci dice che secondo il suo eterno, fin prima della fondazione del mondo, Dio ci ha preconosciuti, amen, ci ha amati fin prima della fondazione del mondo, e gloria a Dio, cosa ha fatto? A tempo debito, a tempo giusto, si è rivelata a noi attraverso un fratello, una sorella, una predicazione. Questa potrebbe essere stasera l'occasione per te di conoscere Gesù, la grazia che lui ti offre gratuitamente, il perdono dei tuoi peccati, cosa che nessuna religione ti può dare, che nessuna tua opera ti può dare, nessun sacrificio ti può dare, ma Dio te lo offre gratuitamente e tu lo puoi ricevere solo mediante la fede. Credi in Gesù come tuo personale Salvatore e Signore, lui ti perdona tutti i peccati, diventi una nuova creatura in Cristo Gesù. Questa è la bella notizia che noi stiamo diffondendo con tutti i mezzi. Grazie a Dio per questa meravigliosa rete di parole di vita. E qui dice, guardate, non soltanto ci ha dato questa meravigliosa grazia, ma dice che ha distrutto la morte. E questo è quello di cui voglio parlare, perché voi sapete, l'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte, definitivamente. Il nemico che fa più paura per le persone è la morte. Dalla mia parte si dice, a tutto c'è rimedio tranne che alla morte. Ma io ti voglio dare una bella notizia, che anche la morte Gesù l'ha vinta, perché come sappiamo, grazie a Dio, Gesù è morto per i nostri peccati. Ma è andato lì nel regno delle tenebre, della morte, ha vinto la morte ed è uscito trionfante e vittorioso sulla morte, gloria a Dio, e vive
eternamente nei secoli dei secoli. Quindi Gesù ha vinto la morte. Come voi lo sapete, Gesù ha vinto la morte anche perché durante il suo ministero lui ha risuscitato tante persone dalla morte. La figlia di Jairo, il figlio della vedova di Nain, Lazzaro, tutti questi erano morti e Gesù li ha risuscitati. Perché? Perché come ha detto alle due sorelle, a Marta e Maria, quando ha detto sì, lo sappiamo che risusciterà, Gesù gli ha detto io sono la resurrezione e la vita. E chi crede in me, anche se muore, vivrà. Gloria a Dio. Quindi Gesù ha vinto la morte. Ora voglio dire questo, che siccome viviamo ancora in questo sistema, aspettiamo la redenzione piena, che è anche la redenzione dei nostri corpi. Ancora vediamo che le persone muoiono. Ma guardate, voglio dirvi una cosa: il problema non è la morte fisica, il problema è la morte spirituale. Perché se una persona, come dicevo in un'affermazione che riassume il concetto, un servo di Dio, se una persona nasce una volta, muore due volte. Ma se nasce due volte, nasce fisicamente e poi spiritualmente, questo Gesù al massimo può morire solo una volta. Perché? Perché Gesù è la via, la verità e la vita. E chi crede in Gesù riceve questa vita eterna dimorante in se stesso. Gloria a Dio. Ma stasera volevo condividere con voi che non è soltanto della morte fisica che vi voglio parlare, ma a volte c'è la morte dentro il cuore. Quando voglio rivolgermi a voi, perché se Dio mi ha messo questa parola nel cuore, perché alcuni hanno bisogno di questa parola, a volte la morte è nel cuore, la persona fisicamente è viva, ma è morta la speranza, è morta la fede, è morta l'aspettativa per il futuro. E allora Dio per te stasera ha una parola meravigliosa, gloria a Dio, di speranza, di vita, di resurrezione. E voglio partire da un episodio che apparentemente a primo impatto può sembrare negativo, ma visto alla luce delle scritture è veramente un grande incoraggiamento. Andiamo a leggere questo in Isaia capitolo 6, il verso 1. È conosciutissimo, una delle frasi che spesso pronunziamo. Isaia capitolo 6, il verso 1, lo condividiamo insieme. Dice così: nell'anno della morte del re Uzzia, vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e le lembi del suo mantello riempivano il tempio. Anche questo è stato più volte meditato, ma come dicevo, quando lo Spirito Santo illumina una sua affermazione, perché tutta la Bibbia è ispirata dallo Spirito Santo, ci dà una luce, ci dà una rivelazione, ci dà una prospettiva che è nettamente meravigliosa. E questo lo voglio condividere con te, fratello, sorello, persona che magari sei in questo stato, proprio. Qui c'è scritto che nell'anno della morte del re Uzzia. Ora, il re Uzzia per il profeta Isaia era una protezione, era una persona che lo difendeva, lo proteggeva. Quindi quando è morto il re Uzzia, il profeta Isaia si trovò in difficoltà, mettiamola così. Però guardate che cosa c'è. Che proprio nell'anno in cui muore questo re che lo proteggeva, lo difendeva, Isaia ha una visione meravigliosa. Io vidi il Signore seduto sopra un trono alto, altissimo, molto, molto elevato. Ora, questo è un fatto realmente accaduto al profeta Isaia, ma come sappiamo, tutto quello che è scritto per l'addietro è scritto per nostro insegnamento, non ha solo un valore storico, ma la parola di Dio è la parola profetica che parla alle vicende di ognuno di noi. E quindi, cosa possiamo applicarlo nella nostra vita? Ecco, nell'anno della morte, lui ha una visione, già lui è profeta, già lui nei 5 capitoli precedenti ha già profetizzato, ma qui lui ha una rivelazione di Dio nettamente superiore, di un livello, di una cosa straordinaria che veramente lo fa portare a un livello nettamente superiore. Allora, che succede? A volte, ecco, applichiamolo, andiamo subito alle nostre esperienze quotidiane. E il Signore mi faceva pensare a questo. Nell'occasione della morte, non tanto di una persona, ma anche questo lo possiamo applicare. Guarda, tu ti sei appoggiato a una persona, ci hai messo fiducia, ci hai messo aspettative, ci hai messo speranza, che ti aiutava, ti proteggeva, aveva la tua fiducia. Quando questa persona è venuta a mancare, tu ti sei sentito solo, ti sei sentita abbandonata, ti sei sentita completamente vulnerabile.
Però io ti voglio dire una cosa, che proprio quando viene a mancare qualche persona, Dio si può rivelare nella tua vita in maniera superiore. Ed è quello che vuole fare nella vita tua, fratello, sorella, nella tua famiglia. Ascolta, voglio dirti questo, a volte esperienze già sentite. Muore un amore. Una storia matrimoniale. La storia di un amore a cui tu ci tenevi, la storia di un amore in cui tu avevi sentito quell'affetto, quella protezione, quell'aiuto che tu ti sentivi al sicuro. Ma arrivato a un certo punto quell'amore finisce. Ma ti voglio dire una cosa: se tu rimani solo così, è la fine di tutto. Ma la fine di una storia di amore. Se tu guardi verso l'alto, perché il trono di Dio è in alto, può essere l'occasione che tu perdi un amore ti delude, un amore muore, un amore finisce, ma tu puoi conoscere il vero, eterno amore di Dio. Io lo so che tu sei in un momento di delusione, io so che tu sei in un momento in cui ti senti ferito, ti senti tradito, ti senti solo e vulnerabile. Ma proprio per questo Dio ti sta parlando di alzare il tuo sguardo di fede verso l'alto, dove c'è un trono altissimo, dove Dio siede sul trono e non ha mai smesso di regnare. Magari tu hai detto che Dio ha perso il controllo della tua vita perché ti è venuto a mancare questo amore, perché Dio ha permesso la fine di questo amore, perché Dio non ha difeso questa situazione. Ascolta, te lo voglio ricordare. È una cosa semplice ma potente. Dio non è mai la causa dei nostri problemi. Dio è sempre la soluzione. Quindi ti voglio dire, fratello, sorella, amico che ci stai ascoltando, rivolgiti verso l'Eterno perché Lui ti ama e Lui è la via d'uscita, Lui è la soluzione. Da un momento drammatico, da un amore che ti ha deluso, da un amore che ti ha abbandonato, da una storia di amore che è morta, tu puoi avere l'opportunità di conoscere la più grande storia di amore. L'amore di Dio per te. Dio è amore. E Dio ti ama più di quanto tu possa immaginare, più di quanto tu possa pensare, più di quanto la nostra mente può concepire. Dio ti ama molto di più. E Dio può trasformare l'occasione della fine di un amore per conoscere l'amore per eccellenza, l'amore vero, l'amore eterno, l'amore fedele, l'amore che non ti tradisce, l'amore che è sempre con te, l'amore di Dio. Amen. E questo te lo dico da parte del Signore, con tutto il cuore, con sincerità, perché Dio vuole fare questo nella tua vita. Io non so chi tu sei. Io posso solo portare la parola come un messaggero, come un portalettere, ma Dio che ti sta parlando è quello che ti ama, è la fine dell'amore umano. Se tu metti fiducia in Dio, è l'occasione di conoscere l'amore perfetto. L'amore eterno, l'amore infinito, l'amore incalcolabile di Dio. Oppure questa è l'occasione della fine di un'amicizia, la morte di un'amicizia umana. Con quella persona sei cresciuto insieme, con quella persona avete fatto esperienza insieme, vi siete aiutati vicendevolmente. Poi succede qualcosa, è successo qualcosa che ha fatto morire questa amicizia. E tu sei ferito, tu sei abbattuto, tu sei sconfortato. E non ti senti di avere più fiducia in nessuno, di non avere più un amico, un'amica. Però ti voglio dire questo. La fine, la morte di un'amicizia umana può essere l'occasione per conoscere il vero amico. E il vero amico ha un nome solo. L'unico vero, fedele, perfetto, che non ci abbandona mai. Vero amico è Gesù. È Gesù l'amico vero. È Gesù l'amico meraviglioso. Gesù è l'amico che tutti noi abbiamo desiderato, che tutti noi abbiamo di bisogno, quell'amico con cui ti puoi confidare, che non ti tradirà mai, non ti abbandonerà mai, ma con cui ti puoi confidare con tutto il cuore, sapendo che lui ti capisce, che lui ti ascolta, che lui è sempre con te. E nella fine di un'amicizia umana, tu hai l'opportunità, se metti fede in Gesù, di conoscere questa amicizia che è straordinaria. È meravigliosa. L'amico degli amici, l'amico straordinario, l'amico unico è solo Gesù, gloria a Dio. Quindi non ti abbattere. Sei ferito, sei deluso,
La fine dell'amicizia umana è l'inizio per conoscere la vera amicizia, che è quella di Cristo Gesù. Oppure questo lo possiamo applicare, come dicevo, una persona cara che è venuta, che era il tuo punto di riferimento, mi viene in questo momento davanti, quando è morto Mosè, per Giosuè sembrava che fosse la fine. Era stato il condottiero, era stato il liberatore del popolo Israele, era stato quello che aveva fatto camminare il popolo Israele nel mare all'asciutto, la manna attraverso quell'uomo che era Mosè. Ma poi c'è scritto che Dio stesso parla a Giosuè e gli dice: Mosè è morto. Giosuè, Mosè è morto. Ma tu devi passare il Giordano e tu devi portare questo popolo nella terra promessa. E allora, caro fratello, cara sorella, caro amico, se è finita la storia di una persona perché fisicamente magari è morta, era il tuo punto di riferimento, era il tuo mentore, era l'appoggio, era la sicurezza, era l'aiuto, tu non ti puoi fermare. C'è una terra da conquistare, ci sono promesse da realizzare, c'è ancora una parte del progetto di Dio per la tua vita che non può essere fermato perché una persona umana è venuta a me, sia fisicamente sia dal punto di vista morale. Dio è il nostro punto di riferimento assoluto, che non viene mai meno. Lui è la roccia eterna della nostra vita. Le persone vengono meno perché, come vi dicevo, muoiono fisicamente, o perché vengono meno come tutti gli esseri umani, si viene meno, ma il nostro punto di riferimento è Dio. Allora tu ti rendi conto che tante persone che sono state pure in autorità vengono meno, ma Dio è sul trono. Colui che sarà sempre sul trono è Dio. E allora non guardare. Ascolta, non guardare a destra e a sinistra, non guardare alla persona che è venuta meno e ti riempie di amarezza, di delusione, di paure. Guarda a colui che è seduto sul trono e che regna eternamente in un trono di giustizia, di verità e che sarà sempre con te. Stasera, mentre stai ascoltando questa parola, o alla fine di questa parola, rivolgiti a Dio. E la fine di un amore umano sarà l'inizio di conoscere l'amore perfetto di Dio. Hai perso l'amico? Ma troverai il vero amico, Gesù. Ma un'altra cosa, pensavo, quando anche non solo la fiducia negli altri muore, ma a volte la fiducia in noi stessi muore. Abbiamo fallito, qualcuno che ci sta ascoltando, magari hai fallito nella tua vita, ti voglio dire questo. Tu avevi aspettative per la tua vita, tu avevi sogni per la tua vita, tu avevi progetti per la tua vita. E tu sei deluso di te stesso. Questo ti sta dicendo il Signore. Ma quando tu sei deluso di te stesso e lo confessi e porti questo davanti a Dio, il Signore è pronto a rialzarti. Tu magari hai detto: avrei voluto morire, avrei preferito morire, avrei preferito sprofondare, scomparire e avrei voluto scappare. Anche un grande uomo di Dio ha detto: magari potessi prendere le ali dell'alba e scomparire. Passiamo tutti questi momenti di sconforto, ma se tu ti rivolgi a Gesù, quando tu hai fallito, dove tu hai fallito, Gesù è potente da rialzarti. E mi viene davanti una donna, Maria di Magdala, Maria Maddalena, lo sapete, perché seguiva Gesù? Perché Gesù l'aveva liberata da 7 spiriti maligni. Proviamo un attimo a immaginare cosa doveva essere la vita di questa donna indemoniata, con questi spiriti malvagi che la facevano vivere una vita distrutta, una vita fallimentare, una vita precaria, una vita dissoluta, una vita veramente in balia del diavolo. Ma arriva Gesù e dove questa donna aveva fallito, arriva Gesù, la libera e ne fa, tra le tantissime cose bellissime, è la prima persona che vede Gesù risuscitato e Gesù gli dice: vai ad annunziare questo ai miei fratelli. Da una vita distrutta, da una vita fallimentare, Gesù ne fa la prima testimone della sua resurrezione. E allora ascoltami, anche se tu hai la morte nel cuore, anche verso te stesso, e pensi che tu hai fallito in tante cose nella tua vita, io ti voglio dire questo: se tu ti rivolgi a Gesù, lì dove tu hai fallito, Gesù sarà
Usare la tua debolezza, il tuo fallimento, per trasformarlo in un punto di forza e di benedizione non solo per te, ma per persone che sono vicine a te o persone che hanno passato situazioni come le tue, peggiore delle tue, e tu sarai un aiuto, tu sarai un sostegno, tu sarai un incoraggiamento. Il tuo esempio sarà una benedizione per altri. Io ho sentito più testimonianze di fratelli che sono passati dalla storia della droga, tossicodipendenza, spaccio di droga, una vita che hanno distrutto, si sono distrutti fisicamente, mentalmente, le famiglie hanno rovinato storie familiari. Ma poi Gesù li ha liberati. Gesù poi è intervenuto nella storia di queste persone, la loro vita distrutta, la loro vita annientata in tutti i sensi, economicamente, moralmente, economicamente, a tutti i livelli. Ma poi si sono rivolti a Gesù e queste persone non solo sono state liberate dalla droga. E se c'è qualcuno che è tossicodipendente o dipendente di alcol, di giochi d'azzardo, di qualunque vizio, ascoltami, Gesù è potente da liberare. Gesù è il potente liberatore. Qualunque sia la tua schiavitù, la potenza liberatrice di Gesù è più potente di qualunque schiavitù dove tu ti sei andato a legare. Gesù ha liberato questi tossicodipendenti e non soltanto sono stati riabilitati fisicamente, psicologicamente, moralmente, hanno messo su famiglia, ma io ne ho conosciuti che poi hanno lavorato in centri di recupero per tossicodipendenti cristiani che hanno aiutato altri decine, centinaia di persone che poi hanno trovato la via della liberazione attraverso ex tossicodipendenti che sono stati riabilitati da Gesù. Amen. Quindi quando tu pensi che la tua vita è finita, quando tu pensi che tutti i tuoi sforzi, tutti i tuoi sogni sono morti, tu sappi che Gesù ha vinto la morte, lui ha la resurrezione e la vita e malgrado sia grave e umanamente irrisolvibile la situazione, Gesù è l'onnipotente che è in grado di farti uscire da quel pozzo, da quel tunnel, da quella schiavitù. E non soltanto riabilitare te, ma farti uno strumento attraverso cui Dio benedirà la tua vita. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Un'altra cosa, un'altra cosa. Tu hai subito, c'è qualcuno che ha subito delle ingiustizie. Ingiustizie, magari hai fatto del bene, hai aiutato. E come spesso accade, queste persone non solo non sanno dire grazie, ma lo contraccambiano con maldicenze, calunnie e via dicendo. Ti voglio dire che uno che ha passato questo prima di te e più di te è Gesù. Sia in Isaia 53, sia nei Vangeli, sia poi nella spiegazione delle epistole, si dice che a Gesù gli è stata negata ogni giustizia. Nessuno ha fatto del bene come Gesù. Nessuno ha fatto cose straordinarie come Gesù, eppure ha subito le più grandi ingiustizie che un essere umano possa subire. E allora ascoltami, se tu hai subito delle ingiustizie, sappi una cosa, che c'è uno che ti capisce e che la può e vuole diventare la tua giustizia, non vendetta, ma la tua giustizia. Colui che ti può ricompensare. La Bibbia dice che lui è il premiatore, colui che ricompensa quelli che lo cercano, gloria a Dio. Se tu hai subito un'ingiustizia, lascia il rancore, lascia di poter fare vendetta da te stesso, una giustizia umana. Rivolgiti a Gesù, sarà lui colui che ti difenderà. Magari tu hai seminato nella vita di persone, hai seminato nella vita di tanti impegni, tante cose, e tu proprio lì dove hai seminato non hai preso niente, non hai ricavato niente. Ma io ti voglio dire questo. Quando Gesù insegna, dice che quello che l'uomo ha seminato mieterà. Non dice dove ha seminato mieterà. Perché a volte noi cosa speriamo? Che dove abbiamo seminato, lì poi noi raccoglieremo. Ma non sempre è così, anzi, spesso non è così. Perché Gesù non ci ha detto dove hai seminato raccoglierai, ma quello che hai seminato. Se tu hai seminato del bene, Dio te lo ricompenserà, magari lì dove tu non hai seminato, in maniera inaspettata. Dio aprirà una porta, Dio aprirà un'opportunità, un'altra situazione dove lì non hai seminato,
Dio ti ricompenserà 100 volte di quello che tu hai seminato altrove, gloria a Dio. Amen. Gesù ha detto ai discepoli: io vi ho mandato a mietere lì dove voi non avete seminato, altri hanno faticato e voi siete entrati nella loro fatica, affinché, come dice il proverbio, il seminatore e il mietitore si rallegrano insieme. Quindi ricordati, non dove hai seminato, ma quello che hai seminato. E l'unico che ti può ricompensare è Gesù, gloria a Dio. Amen. E lì dove tu ci avevi perso le speranze, dove la tua speranza era morta, se tu ti rivolgi a Gesù, che è la tua giustizia, tu metti fede in Gesù, sarà Lui a difenderti e a ricompensarti abbondantemente. Gloria a Dio. E voglio concludere, gloria a Dio, perché non voglio parlare solo del presente, voglio parlarvi anche dell'immediato futuro. Voglio concludere in questi pochi minuti, gloria a Dio, leggendo insieme con voi un brano nella scrittura bellissima, in Primo Corinzi, andiamo nel Nuovo Testamento, già con la regia l'abbiamo preparato, Primo Corinzi 15, quando parla della resurrezione, leggiamo dal verso 54. Gloria a Dio, leggiamolo insieme, bellissimo. Dice così l'Apostolo Paolo: questa è la nostra aspettativa di fede, la viva speranza. Quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dove è la tua vittoria? O morte, dove è il tuo dardo? Ora il dardo della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio, lo sottolineo, ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi e sorelle carissime, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Gloria a Dio. Amen. Allora presto, presto Gesù ritornerà. Lui è vicino, anzi, è alle porte. Amen. Presto ritornerà e lui ci prenderà. Già lo spirito e la sposa dicono: Signore, vieni, perché da quello che si vede nel mondo, i veri credenti, la vera chiesa, la vera sposa si sta preparando per il bellissimo, quello che definiamo rapimento. Gesù presto apparirà nel cielo e noi, la chiesa, la sposa fedele, amata, che si sta preparando con fedeltà e con santità, sarà presa e portata con lui. Avremo la completa redenzione, perché nel momento in cui crediamo, il nostro spirito viene rigenerato. Durante il nostro cammino, la nostra anima viene trasformata, ma poi avremo un corpo nuovo. In un batter d'occhio, dice sempre la stessa epistola, nello stesso capitolo, in un batter d'occhio noi saremo trasformati e questo corpo corruttibile rivesterà incorruttibilità. Questo corpo mortale sarà assorbito dalla immortalità e così saremo sempre col Signore. E lì diremo in maniera totale, definitiva ed eterna che la morte, l'ultimo nemico, è stata sconfitta. Oggi, come abbiamo detto, la vinciamo per fede nel nostro Signore Gesù. Vinci, fratello, sorella, vinci. La morte di un amore, la morte di una persona cara, la morte di un'amicizia, la morte di un'opportunità, la morte della speranza o del tuo fallimento, vincila con la fede in Gesù. E sii fermo e fedele, perché la nostra fatica non è vana. A volte ci siamo faticati in tante cose, per le cose della vita, e poi tutto è finito. Ma tutto quello che facciamo per il Signore avrà una ricompensa eterna. E come Dio ha detto ad Abramo, la tua ricompensa sarà grandissima, gloria a Dio. Amen. Quindi, fratelli miei carissimi, state saldi, stabili, irremovibili, sempre abbondanti nell'opera del Signore. Qualunque cosa c'è da fare per Dio e per l'opera di Dio, facciamolo sempre con zelo, con entusiasmo, con gioia, con passione, con amore, volontariamente, volenterosamente. E guardate cosa dice: che la nostra fatica non è vana, perché Dio ci premierà. E voglio ricordarvi che la salvezza è per grazia, ma il premio è in base a tre F: fedeltà, frutto e fatica. Amen. E il nostro premio sarà grande, perché tutti quelli che ci siamo impegnati con fedeltà, con frutto e con fatica, la Bibbia dice che avremo un premio meraviglioso nel cielo. E con questo, cari fratelli, care sorelle, amate nel Signore, vi abbraccio da parte del Signore, con l'amore del Signore. E ricevete questa parola non come una parola
mia personale, ma come un messaggio di grazia, di amore da parte di Cristo Gesù. E vi voglio abbracciare affettuosamente. Continuiamo a essere fermi, fedeli, perché Gesù sta ritornando e presto staremo con Lui per tutta l'eternità. E a questa speranza si santifichi come Lui è santo. Dio vi benedica grandemente.